Ben approdati nuovamente sul mio canale. Questo è un video post festività e infatti abbiamo una bella tazzona di tisana, zenzero e limone che è assolutamente necessaria per mandare giù cenone e pranzo di Natale. È da ieri a pranzo che non mangio, se cerco ancora di digerire. Quindi mi sono fatta questo tazzone gigantesco, io questa la chiamo tazza della madre dei draghi perché mi pare proprio un mezzo uovo di drago. E siccome che so Daenerys, voglio dire. Comunque, questo video per condividere con voi i miei regali natalizi. Cosa ho ricevuto? Allora, nella mia famiglia c'è questa usanza per cui diciamo che già ormai da qualche tempo abbiamo deciso che non ci facciamo regali fra grandi ma solo ai bimbi, quindi fra di noi ci si fa solo un augurio ma alla fine ci si dona sempre un piccolo pensiero augurale. E quindi vediamo un po' cos'è accaduto alla Lizzy. Come prima cosa vi faccio vedere quello più grosso, fantastico, che viene da mia sorella. Devo fare spazio perché necessita e pesa pure un accidente. Oh! Ed eccolo qua, il fantastico stendino nuovo. C'è sta pure la coccarda, gente, perché qua non si fa mancare niente. Cavolo, perché pesa l'ira di Dio. Allora, siccome che mia sorella è, come dire, penso che sia veramente la Desperate Housewife più organizzata e efficiente sulla fascia del pianeta Terra, è in grado di combattere qualunque tipo di macchia, incrostazione, sporco, cioè una cosa bestiale quella donna. È tutto così, 1, 2, 3, come la fata madrina di Cenerentola, uguale. Quindi, sapendo che il mio stendino, è vero, è morto da qualche mese, e visto il clima equatoriale che ci sta donando la nostra madre terra, non riesco a fare più le lavatrici, i panni mi si asciugano dopo più di 10 giorni perché ho il filo di fuori attaccato al barcone. Quindi che dire, mi ha regalato il suo stendino che è fantastico, gente, quant'è? 20 metri di filo per stendere. Ci stanno 3 lavatrici come minimo, io ci piazzo la stufetta vicino e boom, ho risolto il problema. Non vedo l'ora, gente, ho lasciato un pacchettato per adesso, mo se scarta e si mette all'opera. Molto gradito, sorella, molto gradito. E non contenta e non felice pure ovviamente il paccozzo di roba mangeretta. Ciao. E così, giusto per neutralizzare, mi faccio un'altra sorsata di tazza di tisana al zenzero. Digerisci. E dentro ci stava sto panettone fantasmagorico da Gentilini, che a me roba da Gentilini mi era sempre piaciuta un casino, ma purtroppo da quando che sono celiaca non me la posso mangiare più. Infatti questo già mia madre l'ha battezzato e se lo farà fuori tutto lei. Maledizione, la vita di sofferenza. Ma qui c'è qualcosa che posso pizzicare pure io, e quindi ci stanno questi cosi qua della Sapori che sono fantastici. I ricciarelli mi posso mangiare, mi piace. Poi ci stanno questi che purtroppo sono tronchetti di panforte, c'è il frumento e niente, questi si spara lei. Infatti devo nascondere quelli che posso mangiare io prima che ci arriva. Ah, ecco, qua c'è già arrivata. La matriarca ha già colpito.
E questi sono spiccoli, spizzigolosi, fichi e noci, che tra l'altro sono i miei preferiti, proprio quelli a Nadia Becca. Ma ha lasciato quasi niente, raga. E poi, sempre amato, il pepitas. Il pepitas per Nigotti è the top of the torrone natalizio. E questo me lo posso mangiare. Io senti parlare di roba da mangiare, devo fare un'altra sorsata, se no qua ho finito. Or dunque andiamo avanti con altre cose, vero? E la mia nipota, figlia di mia sorella, Valeria, ciao Valeria, se guardi i miei video, mi ha regalato la borraccetta termica, adoro, io sto sempre in giro con la bottiglietta dell'acqua. Di solito riciclo quelle dell'estratto di zenzero e limone, ma adesso finalmente ho di nuovo la borraccia, perché le ultime due si sono rotte. Questa si svita, c'è pure il gancio. La chiusura è pure bella ermetica e dentro è fatta come in termos, quindi se ci lo metti caldo lo tieni caldo, se ci lo metti freddo lo tieni freddo. Adoro follemente questo rosso, passa poco inosservato. E poi questa fascetta di lana che è stupenda, ovviamente molto sobria come la zia, mia nipote mi conosce bene e vediamo un po' come mi sta, ma provo un attimo, qua stacchiamo l'etichetta che non ci serve più. Sì, posso dire che è proprio la mia. Anzi, lo sai che ti dico, mamma, tengo pure che Sabina Cormaglione, favola. Dopodiché gli altri nipoti da parte di mio fratello mi hanno regalato una cosa fantastica, che è questo. Ma va spacchetto perché un coso fa riflesso dovunque, qua c'è sta anche la cardina. Eccola qua, la flopper del piccolo principe, che io sono molto poco in fissa con il libro del piccolo principe, ma veramente molto poco in fissa, adoro, è bellissima, c'è tutto il merchandise, io magari volevo ricomprare la borraccetta sempre del piccolo principe, mo vabbè c'ho quella, però non è detto che non ne prenda una per cambiare, insomma, voglio dire, stupendo, grazie a Matteo e Marzia. E poi invece mio fratello, oh, questo qua, zazzazzarazzazà, tanto perché non si è mangiato già abbastanza ovviamente sta strenna gigantesca, e mo che vi dico, la primo e vediamo che ci sta dentro. Sto venuta armata, dunque. Madonna, ma è proprio un cellato. A parte che pesa, dire di Dio. Vedi che roba. Facciamo la conta di quello che posso o non posso mangiare di questo pacco. Dunque, dentro è così. Wow. Vediamo che ci sta. Allora, tiriamolo fuori perché a quanto pare si può trarre vero fuori. Secondo me lo tengo perché mi potrebbe anche servire. Ed eccolo, voglio vedere in tutto il suo splendore. La palamagna fa sempre piacere. Natale è uno dei regali che prediligo. Se è senza glutine è ancora meglio. Fatto bene ad armarmi. Allora, cotechino, io non so voi, voi siete team salsiccio o team cotechino? Perché io preferisco il cotechino, gente. Adoro, adoro il cotechino.
Chissà se è senza glutine. Gente, è senza glutine. Cominciano a pensarci sempre di più. Noi conquisteremo il mondo. Coreghino ci piace. Poi qui abbiamo un sughetto con i funghi porcini. Mia madre è allergica ai funghi porcini. Solo ai funghi porcini, l'altro li mangia. Funghi porcini, tutti sfoghi sulle braccia. Una cosa pazzesca proprio. Vediamo se è senza glutine pure questo. Funghi porcini. Olio extravergine di olivia, cipolla, zucchero, sale, amido di riso, aglio, prezzemolo, correttore di acidità, acido citrico. Non c'è scritto senza glutine, però non contiene glutine, visto che a me la contaminazione non mi dà fastidio, perché sono intollerante al glutine con sospetta celiachia. Non sono stata confermata celiaca, ma mangio come una celiaca per evitare di morire. Però questo lo potrei aggiornare. Poi, questo ci abbiamo. Ah, questi sono fantastici, gente, i funghi secchi. Questi pure li devo mangiare per forza io, perché sono messi, ci stanno pure i porcini dentro. E questi li aggiungo alle zuppe, ai sughi, ai risotti, a un sacco di cose. C'hanno il sapore proprio che è potenziato al 2000 per 1000. E fantastici. Di solito ce l'ho sempre a casa, ma li ho finiti e sono ritornati. Mi piace. Dopodiché, ecco qua, cominciamo a soffrire, sfiziosi, sfogliette tradizionali, queste sono buone un sacco, però a rosmarino, queste niente, queste matriarca, 4 secondi e già si è sparate tutte. Ah, il salamino toscano, questo mi sa che gli posso fare la festa tranquillamente. Carne di suino, aromi naturali, destrosio, acido piripì. Questo si magna, gente, si magna il salamino. Direi che un'altra sorsata ci vuole. Qua giù ci abbiamo le lenticchie. Io in realtà non potrei mangiare legumi, però le lenticchie ogni tanto, cioè almeno una cucchiaiata a capodanno per buon augurio, ma la mangio, su via. Hai visto mai portare? Quindi lenticchiette, monoporzione, questo si farà mia madre sicuro. Così come pure questa pasta bellissima, che è uno dei formati che preferisco, ma purtroppo non è gluten free. Semola di grano duro, la muerte. Mi muerte. E una bottiglia di Sangiovese, che ci sta sempre bene, finirà sulla mia piccola scorticiuella in cima alla dispensa. Come si dice, insieme viene qualcuno. Un recap veloce, questo l'avevo già inserito in un vlog, ma visto che era un regalo di Natale, ve lo faccio velocemente vedere, perché magari non avessi neanche visto il video. Comunque vi metto tutti i vlogmas sotto nell'info box. Questo è il regalo di Natale di Angela, la mia amichetta Angela, che fa parte della lista dei preferiti. E mi aveva regalato questa bellissima tazza in ceramica con il coperchietto in silicone per mantenere tutto bello caldo. La fantastica mascherina con le palline che dà assuefazione. Questa si mette in frigo e ti rifreschi il contorno occhi. E ti ipnotizza, io ci starei le ore così. Levatemela dalle mani! E poi il ventaglio, quando ti spruzzi il fissante, cioè pavonato, si sposa anche con il mio look di oggi. Dopodiché, proseguendo in allegria, abbiamo
questo libro che è di una bellezza sconvolgente, a tratti allucinante, è fantastico. Io mi sono innamorata di questo libro appena l'ho visto. Questo mi è stato regalato da una persona speciale e si chiama Trattato di Anatomia Emozionale. E siccome qua c'è un disclaimer che non potrebbe essere più esaustivo di così, ve lo leggo. Attenzione, questo trattato non è una ricerca medico-scientifica, bensì opera della fantasia ad uso ludico, artistico e letterario. Patologie, sintomi e rimedi realmente accaduti sono da considerarsi mere fatalità. Praticamente è un trattato che descrive perfettamente la condizione di ogni empatico, così come anche la condizione un po' di ognuno di noi. Perché descrive in maniera ironica, sagace, con bellissime illustrazioni, e, illustrando diversi luoghi comuni sugli accadimenti emotivi ed emozionali, quello che ci accade. Un'invenzione sulle amabili faccende d'amor ispirata dalla magia e dal sogno, col gioco della parola e l'arte del disegnar, unendo il ludico al dilettevole. Vi faccio vedere per esempio qualcosa che mi aveva, a parte che dentro, cioè, quanto è bello, scusate, è fantastico. Vedete qua la bocca dell'anima, rifacendosi un po' ai tarocchi con il simbolo dell'uroboros. E qui l'anatomia della testa, no? E qui nuvole aristofanee, strato di epidermide, occhio sognante, muscoli facciali, sternocleidomastoideo, come se fosse proprio un spaccato di anatomia, ma ci sono questi dettagli che sono assolutamente deliziosi. Se non riportato coi piedi per terra, lo svampito rischia di perdere la testa. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questo però volevo far vedere perché è stupendo. Le farfalle nello stomaco. Ed è sfarfallamento di lepidotteri. Scusate, ha il suo nome scientifico come patologia? Colonna vertebrale, clavicola, costola d'Adamo, muscoli obliqui. Ma c'è lo sfarfallamento delle lepidotteri, gente. Attenzione. E niente, questo è stato l'ultimo regalo che ho ricevuto ed è semplicemente meraviglioso, così come tutti gli altri, tutti pensati da persone che mi conoscono e conoscono la mia vita. Per cui, che dire, grazie, grazie a tutti di cuore per avermi pensato anche solo un istante, anche solo con un messaggio di auguri, con una gif idiota, cosa che amo follemente perché amo le gif idiote, e con una canzoncina, un video, anche solo un pensiero, chissà che combina quella svampita di Fabiana. Se non mi riportate subito coi piedi per terra, rischiate di perdere la testa. È stato un Natale, almeno fino ad oggi, che è 26 dicembre, speciale. Ancora più speciale di quello dell'anno passato, e spero che il Natale futuro sarà ancora più speciale di questo, e così via. E lo stesso augurio faccio a tutti voi, a tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento, a tutti quelli che non lo stanno facendo, a tutti. Spero che sia un Natale felice e sereno. Quindi da The Dark Drop, la Lizzy, per ora è tutto. Passo e chiudo, se vedemio, al prossimo video. Miau miau. Merry Christmas.